Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo parlare di una situazione veramente molto 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 complicata. Perché voi sapete bene che dal momento in cui ho ricevuto notizie e ho ricevuto aggiornamenti su questo argomento, più volte noi ne abbiamo parlato all'interno dei vari contenuti, cercando comunque di farvi capire qual è la posizione attuale della nostra squadra su questa idea. Diciamo che attualmente la Juventus è molto orientata a prendere una decisione che oserei dire potrebbe cambiare in maniera definitiva quelle che sono, diciamo, le dinamiche, le realtà, le verità all'interno della società, ovvero la decisione di vendere una bella quota, insomma, societaria per far entrare, sapete bene, un socio di minoranza. Parliamo proprio di questo oggi perché voglio approfondire un po' questa questione che in alcuni momenti abbiamo discusso, ma abbiamo discusso in maniera più, diciamo, più rapida. Invece oggi voglio approfondirla un po' di più perché ho capito dalle vostre domande, perché io vi leggo ragazzi, rispondo praticamente quasi a tutti, però leggo tutti assolutamente. E nel momento in cui ho letto queste domande ho detto no, devo rispondere a queste domande. L'unico modo per rispondere a queste domande è provare a parlarvi in maniera semplice, in maniera diretta. Quindi ragazzi, prima di iniziare, come al solito, vi invito ad iscrivervi, ovviamente sempre al canale, una cosa veramente molto importante, ragazzi. Dovete fare questa semplice procedura, basta ovviamente andare sulla scheda qui sotto, iscriversi, ovviamente mettere un bel like al video, quello serve ovviamente ragazzi per dare una mano, quindi se volete insomma darmi una mano, e poi ovviamente attivate la solita campanellina delle notifiche che è veramente molto importante ragazzi, perché se voi praticamente non attivate la campanellina vi arriva praticamente c'è un problema, cioè, nel senso avete un piccolo eco le notifiche. Molta gente mi dice: Metti, io mi sono iscritto, guardo tutti i giorni i video, ma loro non inviano le notifiche, a me non mi arrivano le notifiche perché probabilmente non hai attivato la campanellina. E se ti va, ovviamente, puoi seguirmi sui social. Allora, facciamo un discorso molto semplice. Io credo che voi stiate abbastanza, diciamo, siate delle persone abbastanza consapevoli del fatto che attualmente John Elkann è un imprenditore che non ha particolare interesse nella Juve. Cioè, John Elkann è un imprenditore che sicuramente tifa questa squadra, è sicuramente un imprenditore che ha delle qualità, perché non ti sto dicendo che non ha delle qualità, è sicuramente un imprenditore che ha la possibilità di spendere molto per una squadra, ma è anche un imprenditore che non considera attualmente la nostra squadra come una squadra su cui investire tanti soldi. E perdonate ragazzi, posso fare l'abbassamento di voce, questa strategia, diciamo, questo modo di fare, purtroppo alla lunga può portare a dei problemi. Perché può portare a dei problemi? Perché siamo una squadra che sicuramente ha vinto tutto prima di tutti. Quello che John Elkann molto spesso non riesce a capire è che alcune volte non basta fare quello che lui attualmente fa in società. Cioè, ogni tanto fare degli aumenti di capitale quando c'è difficoltà economica, altre volte presentarsi e fare dichiarazioni del genere, purtroppo oggi se tu vuoi competere con le grandi squadre e vuoi essere tu protagonista nel contesto, insomma, in cui ti trovi, purtroppo devi investire. Proprio per questo la Juventus sta pensando, diciamo, di far entrare all'interno del contesto relativo alla squadra un socio di minoranza. Ora, il socio di minoranza chi è? Tipicamente è un soggetto che entra in una società che è già, insomma, avviata, formata e costruita, no, costruita, no, 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 è proprio una società che già ha un proprio, diciamo, una propria situazione, un proprio alveare, un proprio punto, entra all'interno e da questo punto di vista comincia a inserire capitali, quindi dà soldi, va bene, per ottenere un vantaggio, che solitamente è un vantaggio economico.
Quindi una persona che decide di investire nella Juve non lo fa perché è tifoso juventino a tutti i costi, ma lo fa perché vuole soldi, vuole un investimento che viene poi, diciamo, ripreso, tra virgolette. Anzi, molto spesso c'è una crescita, c'è anche, insomma, una ricerca di un investimento che possa essere molto più, diciamo, forte. Il problema è questo, però. Noi ci troviamo di fronte a delle società che effettivamente vogliono entrare nella nostra, società, nella nostra squadra. Il problema è che ci sono delle differenze. Ok, io non so se ve ne ho già parlato di questa cosa, ma ci sono delle società che, insomma, provengono dagli Stati Uniti che propongono una cosa. Quindi società statunitensi che hanno un certo tipo di modo di fare, che io vi spiegherò fra poco. E poi ci sono società invece che provengono dai paesi arabi che hanno invece un'altra idea, quindi hanno modi diversi di fare e hanno anche... No, proprio hanno proprio... anche un tipo di atteggiamento diverso nei confronti della proprietà. Attualmente i delegati stanno letteralmente parlando con chiunque, cioè qualunque persona vi venga in mente, loro ci stanno parlando. Quindi stanno parlando con gli arabi, con gli americani, stanno parlando con anche ci sono stati anche qualcuno proveniente dall'Asia, quindi eccetera, eccetera. Ci sono diversi approcci. Partiamo dall'America, va bene? Stati Uniti, ci sono grandi aziende, si era parlato. Insomma, di tantissime aziende famosissime, in realtà è inutile fare i nomi, tanto penso che non sia quello il punto principale, ma la cosa principale attualmente da evidenziare è come la maggior parte delle aziende che si sono interessate di quel paese lì all'ingresso all'interno di questa società non sono società che vorrebbero parlare. Nel senso, cosa vuol dire società assente? Quando si parla di investimento, vuol dire una società che entra all'interno della tua società e che mette solo i soldi. Quindi sono società che vogliono solamente mettere i soldi. Società che hanno letteralmente bisogno di entrare, mettere i soldi, che ovviamente non sono 100-200 milioni di euro, dipende dalla quota, e basta. E loro non vogliono, non ti dicono niente, non sono interessati a niente, sono interessati solamente al denaro. Quindi entrano come aiuto economico, però a livello di gestione loro non hanno potere. Quindi se tu vai da soci americani, questo è. Cioè i soci americani non vogliono sapere nulla, vogliono mettere i soldi e vogliono vedere i risultati. Dal momento in cui non vedono i risultati, escono. Questo è il discorso. Molto lineare, molto semplice. I soci arabi hanno invece un modo diverso di vedere le cose. Perché? Per l'Arabia Saudita il calcio è diventato un po' un passatempo, no? Viviamo in un'epoca in cui questi uomini d'affari molto ricchi passano, insomma, dall'essere persone interessate a settori diversi al calcio, comprano squadre, vanno a, insomma, a comprare milioni di giocatori, diventano appassionati di questo sport. Ecco, gli uomini che hanno, diciamo, contattato la Juventus per un ingresso. Sono uomini che sono molto ricchi. Si sta parlando di uomini che, nonostante la giovane, nonostante abbiano una poca carriera alle spalle, perché sono giovani, hanno comunque possibilità economiche veramente enormi. Ma hanno già detto che qualora dovessero entrare all'interno della Juve, loro comunque non si limiterebbero a puntare sul denaro e dire guarda, noi mettiamo i soldi e basta, ma vorrebbero anche entrare all'interno delle decisioni, delle vicissitudini, delle situazioni, insomma, dei dialoghi e delle scelte di carattere ovviamente sportivo. Quindi, qualora tu accettassi una partnership con un paese arabo, con una società araba, con qualcuno che proviene da quel tipo di paese, tu saprai che quel soggetto vuole comunque anche un altro tipo di atteggiamento. Cioè, lui non vuole come gli americani entrare e basta, lui vuole entrare, vuole decidere, non tutto giustamente, però vuole comunque mettere vuole dare un suo pensiero. È ovvio che tra le due ci sia da fare una scelta molto oculata, nel senso che se tu vuoi una società gestita da italiani e da un pubblico che tu conosci bene, da una dirigenza che è composta da persone di Torino, quindi Exor Juve,
andrai a prediligere l'ingresso di un socio americano. Se tu invece non te ne frega niente e dici: guarda, a me non interessa chi entra, l'importante è che porta il denaro, poi se vuole scegliere, scelga, insomma, tu devi andare a prenderti molto probabilmente i soci arabi, molto semplicemente. La mia opinione è che, a prescindere da tutto, bisogna prima vedere chi è che entra. Poi, in relazione a chi entra, tu decidi, perché se entra un socio, deve entrare un socio che ha la testa, nel senso, non facciamo entrare chiunque. Non possiamo far entrare chiunque. Cioè, non possiamo andare da questo punto di vista a far entrare il primo che arriva con i soldi, perché può essere che quello dopo un anno si stanchi. Bisogna che entri qualcuno che è convinto del progetto. E per entrare qualcuno convinto del progetto, abbiamo bisogno di indagare. Punto. Dobbiamo capire innanzitutto di che cosa si sta parlando. Dobbiamo capire innanzitutto di chi è questo denaro e in che modo questo denaro entra e in che modo anche possiamo utilizzarlo. Perché se noi entra uno sceicco e questo sceicco dopo, faccio un esempio molto molto semplice, dopo un anno si stanca e dice: guarda, io mi sono stancato, non mi piace, ho provato e vuole ritirarsi. Noi non abbiamo risolto niente. La persona che entra deve stare, deve poi ritornare, deve stare. Cioè, la persona che entra in società non deve assolutamente pensare al fatto di entrarci per così, tanto per, dice entro e arrivederci, ma deve entrarci perché ama, nel senso non ama, però ama. Come posso spiegare? Lui deve amare il suo lavoro in quel momento là. Allora, ci sono stati dei club nel corso degli anni comprati da sceicchi che hanno sono esplosi. Club comprati da americani che sono esplosi. Poi ci sono club comprati da americani da sceicchi che sono decaduti. Perché? Perché evidentemente i secondi non hanno avuto la stessa qualità dei primi. Quindi, quando si va ad entrare in una società, si va ad entrare in una società con tutte le voglie di entrarci, perché se no stiamo bene così, io questo dico. Io sono a favore di un ingresso all'interno di una ingresso di un socio all'interno di una società, io l'ho sempre detto, perché io credo che attualmente se Elkan non vuole investire, tu non puoi pretendere di rimanere come eri 20 anni fa. Cioè, il calcio è cambiato, il mondo è cambiato, tutto è cambiato. Se tu non ti adegui, tu purtroppo non fai parte di quel tipo di elemento. Non sono neanche così legato al concetto di famiglia Agnelli per poter dire di no. Nel senso, io rispetto la famiglia Agnelli. Sicuramente c'è da parte mia una sorta di rispetto, sicuramente, non, ma io rispetto lo do a tutti indipendentemente, quindi non è una cosa speciale, perché io penso che essere umano o qualsiasi persona o essere vivente che mi si pare di fronte meriti il rispetto. Poi, se me lo fai perdere, quello è un altro discorso, ma di base te lo do. Il discorso però è che comunque non credo che loro possano rappresentare per noi un vantaggio totale. Cioè, attualmente fare mercato con l'acqua alla gola, contare per crearsi il problema non è da grande squadra, capite? Noi dobbiamo cercare di lottare con le armi che abbiamo a disposizione. E attualmente quello che abbiamo a disposizione è l'ingresso di un socio. Poi se ne può dire di comunque, perché molta gente mi ha detto: no, però ci sono delle grandi squadre che non hanno accettato l'ingresso di un socio. Certo, ma perché godono di altri ingressi, perché godono di altri modi di racimolare denaro. Non è che non l'hanno accettato perché non volevano che entrassero, ma perché in quel momento non c'era quell'idea. Ma se l'indomani uno sceicco o un americano vogliono entrare all'interno di una società grossa in Europa e quella società si rende conto che c'è questa capacità di andare a spendere di più, di poter prendere migliori giocatori, è normale, ma chiunque direbbe... Cioè, quale squadra, avendo la possibilità di avere i soldi fra le mani, direbbe no? Ragazzi, ma cosa vuol dire fare mercato? Non dico spendendo 200-300 milioni all'anno, ma potendo dire pago la clausola di quel giocatore da 60 milioni e me lo prendo. Ti faccio un esempio. Cioè, quello che tu attualmente non puoi fare, perché purtroppo devi sistemare il bilancio e comunque anche se vai da Elkan non te li dà. Punto. Molto semplice. Molto semplice. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci veda come una squadra da far crescere. Attualmente, cioè,
Attualmente ritengo che sia sbagliato. Sbagliato non considerare l'ingresso di questo socio. Poi ognuno la vede a modo suo, ci mancherebbe altro. Molta gente sicuramente mi criticherà per questa scelta, però sinceramente parlando, io non. Sono sempre stato molto. No? Molto. Che vado per quello che penso, insomma. Credo che un socio possa aiutare da questo punto di vista. Quindi fatemi sapere un pochino. Fatemi sapere un pochino quali sono le vostre idee. Fatemi sapere un pochino quali sono le vostre situazioni. Voglio sapere qual è il vostro modo di vedere le cose. Cioè, per voi, no? Questo tipo di atteggiamento, questo tipo di idea è un'idea logica, oppure per voi questa idea non è abbastanza? Cioè, per voi non rappresenta un'idea, non rappresenta una non rappresenta. Quindi fatemi sapere un pochino se siete, diciamo, se siete logici su questa cosa o no. Datemi un parere.